Moto contro auto, scontro sulla Pisana Vecchia, in ospedale un 23enne di San Lorenzo a Vaccoli, si torna a parlare della pericolosità di questa strada. Grande distribuzione, corteo dei lavoratori in centro storico a Lucca in occasione dello sciopero nazionale per il rinnovo del contratto. In centro arrivano i varchi telematici, a Pietrasanta entreranno in funzione il 31 maggio, ma le sanzioni per le eventuali infrazioni scatteranno dal 1 luglio. Un mese di grandi eventi, presentata la quarta edizione del Giugno Porcarese, tra le novità due opere di Puccini in piazza. Lo sport, al Ghivi Borgo è giunta l'ora delle scelte, finita l'era Fanani, la società deve sciogliere il nodo allenatore, Maneschi e Nicolai in pole position. Una fantastica corsa verso Rio de Janeiro, Andrea Lanfri sta davvero bruciando le tappe, l'atleta lucchese ha infatti corso i 100 metri in 12.05 e si è garantito una maglia azzurra per le Paraolimpiadi che si svolgeranno in Brasile. Buonasera, bentrovati a questa nuova edizione del TG Noi. In apertura l'incidente che si è verificato questo pomeriggio sulla via Vecchia Pisana a Lucca. In ospedale è finito un ragazzo di 23 anni e si torna a parlare della pericolosità di questa strada. Un ragazzo di 23 anni di San Lorenzo a Vaccoli è rimasto ferito in un incidente stradale verificatosi sulla via Pisana Vecchia a San Donato. Il giovane era in sella ad una moto che per cause in corso di accertamento si è scontrata con un'auto guidata da una donna rimasta illesa. L'impatto è stato violento ed il giovane è finito a terra. Quando è stato trasportato all'ospedale San Luca però le sue condizioni fortunatamente non sembravano gravi. Da aggiungere che sono passate quasi due ore prima che le forze dell'ordine, in questo caso la Polizia Municipale di Lucca, venissero ad effettuare i rilievi. Una signora non ha potuto recarsi al lavoro perché i mezzi incidentati le impedivano di raggiungere con la sua auto l'ingresso della strada. L'incidente ripropone la pericolosità della Pisana. Non è lontano da qui il luogo dove due ragazzi persero la vita investiti da un'auto qualche anno fa. I residenti hanno chiesto più volte l'installazione di un dosso per scoraggiare l'alta velocità, richiesta che però finora è caduta nel vuoto. Ancora la cronaca, i carabinieri hanno sequestrato 67 dosi di cocaina per un totale di 40 grammi, vedete nella fotografia, nei pressi di Via dello Spada a Massa Macinaia. La droga era contenuta all'interno di un borsello gettato via da una persona che aveva appena visto i carabinieri. Dopo essersi sbarazzato del borsello, l'uomo è poi entrato nella boscaglia facendo perdere le proprie tracce. Oltre alla cocaina sono stati sequestrati anche 17 grammi di hashish e ovviamente i carabinieri stanno cercando la persona che si è sbarazzata della droga. Andiamo a Lucca in centro storico per la manifestazione che c'è stata questa mattina in corteo i lavoratori della grande distribuzione. Nella giornata di sabato al grido fuori tutti hanno scioperato con picchi di adesione fino al 60% i lavoratori e le lavoratrici delle aziende aderenti a Federdistribuzione, Esselunga, Pam OVS, Metro, Brico Center, Penny Market e Carrefour, che a livello regionale contano circa 35.000 unità e nella provincia di Lucca 1.500 addetti. Si tratta di una mobilitazione che ha portato al terzo sciopero nel giro di sei mesi, finalizzata al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, scaduto ormai da 30 mesi. Circa un centinaio di lavoratori ha aderito al corteo, che è sfociato in un presidio davanti alla prefettura, dove una delegazione di rappresentanti dei lavoratori è stata ricevuta dal capo di gabinetto. Allora, da più di due anni i lavoratori e le lavoratrici della grande distribuzione, intesa come le aziende aderenti a Federdistribuzione, non vedono ancora rinnovato il proprio contratto collettivo nazionale di lavoro. Quindi il mancato riconoscimento dell'aumento salariale, del periodo pregresso e di diversi istituti retributivi e normativi del contratto collettivo. Rimaniamo a Lucca, in centro storico, via San Giorgio è rimasta chiusa in mattinata per alcune ore a causa della caduta di una tegola o di una pietra che si è schiantata a terra, fortunatamente senza colpire nessuno. Queste immagini ci sono state inviate da una nostra telespettatrice. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri per verificare le condizioni del tetto da cui appunto è caduta quella che prima sembrava una tegola, poi invece è stato chiarito che si trattava di una pietra che probabilmente era stata posata sul tetto per fermare le tegole. Dopo qualche ora
appunto di chiusura per consentire tutti i controlli, la strada è stata riaperta. Andiamo in Versilia, a Pietrasanta parte la sperimentazione dei varchi telematici. Ci siamo. Dopo mesi di rinvii, entrano in funzione nel centro storico di Pietrasanta i varchi elettronici. Tre telecamere, una in piazza Statuto, una al Sant'Agostino e l'altra in vicolo Lavatoi, che si accenderanno dal lunedì 30 maggio per vigilare sulle auto in entrata e in uscita dalla ZTL. C'è un mese di prova per prendere le misure con il sistema che registra gli accessi non autorizzati al centro. Se non ci saranno correttivi da apportare, dal 1 luglio partiranno le multe, 81 euro per ogni trasgressione. Il sistema, coordinato dall'ispettore della Polizia Municipale Giovanni Jacobucci e presentato dal comandante Giovanni Fiori insieme all'assessore Andrea Cosci, terrà conto dei pass per i residenti in fase di rinnovo proprio nel mese di giugno. Permessi speciali saranno concessi ai portatori di handicap e ai fornitori delle attività commerciali per carico e scarico di merci. Dai primi di luglio inizieranno totalmente nella loro funzione, quindi in questo mese svolgono il proprio lavoro come normalmente, però non si possono sanzionare chi eventualmente passa e non è autorizzato. Passati questi 30 giorni iniziano le sanzioni. In questi giorni occhi aperti dunque e mappe alla mano per non rimanere immortalati dai varchi che nella vicina Forte dei Marmi, primo comune in Versilia ad adottarli, sono valsi milioni di euro di multe per il comune. Il varco elettronico non è l'obiettivo principale di fare cassa, come si suol dire. Questa è una conseguenza ovviamente, ma l'obiettivo è la tutela dei nostri concittadini all'interno della ZTL per lo smog, per il rumore. Inaugurata questa mattina la rinnovata sede del Partito Democratico a Borgo Ammozzano in via Umberto I, erano presenti tra gli altri il sindaco Patrizio Andreuccetti, che è anche segretario territoriale del partito, l'onorevole Raffaella Mariani e il segretario comunale del PD Nicola Pardini. Il rinnovamento della sede nasce dalla volontà di rivitalizzare la parte di via Umberto dove recentemente hanno chiuso i battenti diverse attività commerciali. Inoltre a Borgo Ammozzano sono raddoppiati gli iscritti al PD e come prima iniziativa sarà attivato il comitato per il sì al referendum costituzionale di ottobre. Andiamo a Porcari dove è stata presentata la quarta edizione del Giugno Porcarese. È giunto alla sua quarta edizione il Giugno Porcarese, la serie di manifestazioni tutte ad ingresso gratuito che trasformano per un mese la città della Piana in un grande palcoscenico. Il programma è stato presentato in comune dal sindaco Alberto Baccini. Si parte il 2 giugno con il Villaggio del Bambino, giornata dedicata interamente ai più piccoli, con il centro che si trasformerà in una sorta di parco divertimenti. Il 3 giugno l'appuntamento con Mi fai sganasciar, la gara di barzellette organizzata dalla nostra emittente con Anfas. Grande novità di quest'anno poi sono le opere in piazza. Il 4 e il 18 giugno andranno in scena due classici pucciniani. Quest'anno abbiamo pensato di portare nella piazza di Porcari due tra le opere più intense e belle del repertorio pucciniano, la Tosca e la Turandot. L'intento di produrre queste due opere è coniugare sia la qualità degli interpreti, di assoluta qualità, dei cantanti e strumentisti che sono a livello di fama internazionale, e mettere anche un apparato scenico proprio con una regia, luci e quanto avviene nei teatri normali, proprio per rendere un condensato, una sintesi delle due opere da fornire a un pubblico, sia un pubblico esperto, sia un pubblico neofita che si avvicini all'opera. Oltre alle opere sono previsti molti altri appuntamenti musicali, tra i quali l'11 giugno l'evento Clou, il concerto ideato dal chitarrista Gian Domenico Anellino e dedicato a Lucio Battisti. Il programma completo del Giugno Porcarese è consultabile sul sito internet e sulla pagina Facebook della manifestazione.
Una giornata davvero speciale per la signora Maria Giulia Donati Martinelli per il suo 100° compleanno. Nel pomeriggio di ieri è stato il primo cittadino di Coreglia, Valerio Amadei, a far visita alla centenaria che abita a Piano di Coreglia, consegnandogli un'orchidea e un attestato a ricordo di questo giorno. La signora, che è in ottime condizioni fisiche e mentali, ha ringraziato il primo cittadino e ci ha poi confidato il segreto della sua longevità: tanti maccheroni e polenta di Neccio. Auguri da parte della nostra redazione. Vedete, ha spento anche tutte e tre le candeline. Torniamo ancora a Lucca per l'assemblea dei soci della Banca di Pescia che si è svolta al Teatro del Giglio. Pochi giorni dopo l'annuncio del via al progetto di fusione con la Banca di Cascina, i soci della Banca di Pescia si sono ritrovati in assemblea al Teatro del Giglio di Lucca. All'ordine del giorno l'approvazione del bilancio che certifica il buono stato di salute della banca pesciatina nel 2015. Un anno che noi riteniamo, nonostante le criticità che hanno contraddistinto il 2015, un anno positivo per i numeri di Banca di Pescia. Abbiamo chiuso con un utile netto di 1,7 milioni, che sostanzialmente incrementa un patrimonio ad oggi ritenuto soddisfacente sia dalla vigilanza ma da quelle che sono una serie di parametri anche di riferimento patrimoniale. Ma qual è ad oggi la mission della Banca di Pescia nell'ambito del credito cooperativo? Essenzialmente quella di operare sul territorio di competenza. Come sapete, il nostro territorio parte da Pescia, Porcari, Capannori, arriva fino a Lucca con due filiali, una in centro a Santa Maria e una in periferia. La fusione con la Banca di Cascina è la conseguenza della legge di riforma che spinge per una forte razionalizzazione del credito cooperativo. Se andrà in porto, il nuovo soggetto bancario opererà su un territorio comprendente le province di Pistoia, Lucca, Pisa e Livorno. È sabato e come tutti i sabati c'è la rubrica Parla il Vescovo. Proprio questa mattina ho ricevuto una telefonata di una mamma, una moglie abbandonata dal marito, e domani è la festa del Corpus Domini, e mi diceva: ma domani il mio bambino celebra la sua prima comunione, posso fare la comunione anch'io? Ho detto: signora, ma certamente, lei non ha rifatto una nuova famiglia, si sta dedicando al suo bambino e ai suoi bambini, quindi con grande amore. Ecco, e poi però, per tutte le altre situazioni che purtroppo c'è questa sofferenza in giro, fa soffrire tanto anche a me, ma fa soffrire anche voi, chi vive queste situazioni, le situazioni di famiglie separate, divorzate, risposati. Ecco, guardiamo, io con molto rispetto guardo queste situazioni, perché c'è tanto amore e tanta sofferenza insieme, ma che fare? Ecco, per tutti questi. Allora, Papa Francesco, voi sapete, ha scritto questa esortazione, vedete, Amoris Laetitia, cioè la gioia dell'amore. Questo è importante, perché il Papa invita a tenere in grande considerazione il matrimonio e la famiglia, tenerla in grande considerazione, il matrimonio e la famiglia, per i giovani che di fatti si avviano al matrimonio. Ecco, ma di fatto, allora, per chi vive la sofferenza delle situazioni cosiddette regolari, che fare? Ecco, il Papa invita noi sacerdoti davvero a camminare insieme a voi. Il Papa dice una parola impegnativa, bella: fare insieme discernimento, cioè guardare ogni situazione alla luce della parola di Dio, fare un cammino di fede che non necessariamente porta alla comunione, a ricevere l'Eucaristia, ma in ogni modo a inserirsi nella vita della comunità cristiana e trovare pace, è possibile. Ed ecco, allora, per affrontare questo tema così impegnativo, lunedì mattina i sacerdoti si troveranno tra loro, e lunedì mattina prossimo, il 30 di questo mese, alle ore 21, io ho invitato un esperto che ha aiutato appunto Papa Francesco a lavorare su questo tema al Sinodo, e verrà questo esperto alle 21 in Vescovato, nel Salone, per riflettere insieme e trovare delle strade belle, perché l'amore, la gioia dell'amore tocchi e torni nel cuore di tutti. È stata inaugurata ieri nella sala Suffredini di Castelnuovo Garfagnana una mostra retrospettiva di Maurizio Suffredini, artista autodidatta molto conosciuto nella Valle del Serchio.
La mostra, organizzata dall'associazione Come Te per volontà della famiglia di Maurizio Suffredini, presenta circa 30 opere che raccontano vari periodi della vita dell'artista, dai nudi del periodo giovanile alle figure più sacre nel periodo della sua malattia. La mostra sarà visitabile fino a domani, domenica 29 maggio. Oggi, lo sapete, la cultura italiana non solo è in lutto per la scomparsa di Giorgio Albertazzi, che tante volte è stato nella nostra provincia per i suoi spettacoli al Teatro del Giglio di Lucca, alla Versiliana di Marina di Pietrasanta. Noi vogliamo ricordarlo con una parte, l'ultima parte della splendida interpretazione della poesia L'ora di Barga che Albertazzi ci regalò il 10 agosto del 2004. Vediamo. Tu vuoi che pensi dunque al ritorno, voce che cadi blanda dal cielo, ma bello è questo poco di giorno che mi traluce come da un velo. Lo so che è l'ora, lo so che è tardi, ma un poco ancora lascia che guardi dentro il mio cuore, lascia che io viva del mio passato. Se c'è sul bronco sempre quel fiore, se io trovi un bacio che non ho dato nel mio cantuccio d'ombra runita, lascia che io pianga sulla mia vita. E suona ancora l'ora e mi squilla due volte un grido quasi di cruccio, e poi, tornata blanda e tranquilla, mi persuade nel mio cantuccio. È tardi, è l'ora, sì, ritorniamo dove son quelli c'amano ed amo. Domani sera su Noi TV l'appuntamento con Parlando Con, programma che è in trasferta anche questa settimana, sempre nello studio dell'ultimo grande pittore vivente, Giorgio Michetti, che dialogherà con il nostro Sergio Talenti. Vi ricordo domani è la giornata della donazione degli organi a Lucca. Questa giornata sarà celebrata in piazza San Michele dalle ore 10 alle ore 19 e Admo Lucca, grazie alla collaborazione con l'AIDO, sarà in piazza con i propri volontari per testimoniare come la donazione di un midollo osseo possa essere donazione di vita. E infine vi ricordo che sabato 4 e domenica 5 giugno a Bani di Lucca si svolgerà il primo convegno nazionale Amore in Azione verso una nuova società. Ci saranno operatori olistici, insegnanti e ricercatori di fama nazionale. Per informazioni e iscrizioni ci si può rivolgere a questo numero telefonico 349-552-8803. È tutto per questa prima parte del TG, adesso la pubblicità e subito dopo lo sport.